Europa incontriamo Antonello Mangano che ha scritto questo libro, Lo sfruttamento nel piatto, quello che tutti dovremmo sapere per un consumo consapevole. Quindi, insomma, un libro che io ho letto con molta, molta attenzione, veramente un libro, Edizioni La Terza, questo lo voglio dire, voglio ringraziare sia la Libreria Nuova Europa con cui io collaboro da anni e che permette questo tipo di intervista e che è anche una sperimentazione sul campo insieme a Mangano, e sia anche ovviamente La Terza che comunque, insomma, ha permesso e ha contribuito a far sì che questo contatto potesse rimanere vivo nonostante il coronavirus e tutto quello che è successo da quando avevamo progettato questa nostra prima presentazione con Antonello Mangano. Quindi, detto questo, volevo dire, insomma, che il libro, ovviamente, che io ho letto con molta attenzione, è un libro molto, molto interessante. È una mappa assolutamente necessaria per chi vuole capire e vuole approcciare un'idea informata al consumo critico. Ma la prima domanda che voglio fare ad Antonello Mangano è: il suo percorso parte dal sud d'Italia, no? Come vedremo, sarà una tappa che si svolge poi in tutto il paese in realtà, ma poi c'è anche uno sguardo sulla globalità. La prima domanda che voglio fare ad Antonello Mangano è come è arrivato a scrivere questo libro, anche se lui ha una storia, perché ha anche un sito www.terrelibere.org, quindi insomma, è un giornalista impegnato da anni in questo tema. E come è impattata a Rosarno? Come mai a Rosarno? Come è partita a Rosarno? Come è iniziata la sua avventura con questa indagine che penso che sia un'indagine ventennale, vero? Sì, intanto ringrazio tutti, ringrazio la libreria, l'edizione La Terza. Insomma, non è facile rispondere a questa domanda perché sono realmente 20 anni che, insomma, ho incontrato questo tipo di situazioni, cioè le situazioni di grave sfruttamento nelle campagne italiane, partendo in particolare da quelle del Sud Italia. E il primo impatto è stato con la realtà di Rosarno, perché era assolutamente strano trovare in mezzo a dei piccoli paesi abitati in gran parte da quell'epoca, insomma, per la maggior parte da italiani, trovare centinaia e centinaia di braccianti che vivevano in un enorme capannone senza il tetto e divisi, raggruppati per nazionalità. Io ne ricordo almeno 1 migliaio di persone, con la ricerca proprio dei documenti, nel senso che cercavano di ottenere un permesso di soggiorno che gli permettesse una maggiore mobilità. Era un periodo completamente diverso da quello attuale, anche se oggi i problemi grosso modo rimangono identici, perché quelle persone non sono appunto viste come persone, ma continuano a essere considerate come braccia, che possono essere attivate, bloccate, fermate o mobilitate in base a delle esigenze così, tra virgolette, produttive. Ecco, questa è la cosa che è rimasta nel tempo e che sicuramente, insomma, fa più male di tutte. Questa è la cosa, mi sembra che qui ci sia immediatamente un po' l'impatto, no? Che lei ha avuto nel momento in cui è arrivato lì a Rosarno e si è reso conto di questa situazione che lei giustamente definisce anomala, anche se oggi poi rispetto a tutto il discorso dei migranti, è diventato qualcosa che un po' nella vulgata, no? Un po' nella vulgata senza grande informazione spesso viene utilizzato politicamente in maniera pure impropria, però ecco, la domanda che voglio fare io, ha avuto immediatamente l'impressione, oltre a qualcosa di anomalo, che ci fosse poi una situazione veramente compromessa dal punto di vista pure dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, cioè lei ha avuto immediatamente l'impressione di essere entrata all'interno di qualcosa che era un po' fuori dalle regole, fuori da quelle che erano le regole pure di convivenza civile. Perché insomma, arrivare a Rosarno e trovare questa situazione, intanto mi sono sempre chiesto durante il libro, questo glielo dico, aggiungo a questa domanda, quale difficoltà ha trovato nel momento in cui effettivamente faceva questa indagine sul campo? Perché alcune volte mi sono chiesto, ma è possibile che in situazioni così degradate, dove ci sono così forti interessi, il giornalista non ha trovato difficoltà, non tanto per accedere, ma non ha ricevuto pure, cioè uno rischiava proprio lì. Ma sono tanti aspetti diversi da mettere insieme.
Sulla prima domanda è chiaro che la situazione è difficile da comprendere se non la si immagina, cioè vedere degli esseri umani che vivevano, come anche oggi in molte situazioni vivono ancora, in baracche, facendo una fatica enorme per recuperare dell'acqua o cucinando, bruciando dei rami, accumulando malattie della pelle, respiratorie. E vivendo in condizioni così era un qualcosa che ovviamente come primo impatto andava ben oltre quello che fino a quel momento avevo visto. Parliamo appunto di 20 anni fa, ma d'altronde mi ricordo che c'erano degli operatori umanitari, credo ci fosse all'epoca MSF, e loro stessi dicevano: ma queste situazioni noi le abbiamo viste nelle zone di guerra in Africa, non le abbiamo viste mai in Europa. Quindi era un impatto che non solo diciamo, colpiva me, ma era un impatto diffuso in tutti quelli che vedevano espanse, tant'è che oggi addirittura troviamo insediamenti di questo tipo, cosiddetti ghetti, anche nel nord Italia. Questo va detto invece rispetto alla seconda domanda, che quando si parla di regole bisogna un po' capirsi su quale regole, di quali regole si parla. Esistono sicuramente delle regole formali, esistono delle leggi, esistono delle regole di fatto. Le leggi formali oggi, per esempio, impediscono a persone che sono in Italia, che non hanno altra possibilità che quella di stare in Italia, di essere cittadini a pieno titolo. Non parlo ovviamente di cittadinanza, ma di quei diritti minimi, per esempio oggi quelli sanitari, che dovrebbero essere garantiti anche nel nostro interesse, al di là della questione più puramente umanitaria. E poi ci sono delle regole di fatto, no? Che sono delle regole che riguardano le situazioni concrete, reali. E la situazione di fatto è che appunto i lavoratori, specialmente quelli migranti, perché sono quelli più ricattabili, vengono visti come appunto come manodopera a basso costo. E quindi queste situazioni non nascono né per caso né per colpa dei braccianti stessi. Nascono perché abbiamo un sistema economico, e questa poi è stata la scoperta, tra virgolette, più importante per me personalmente, che ho messo nel libro, che quello che vediamo, quindi il ghetto, non è il problema. Cioè il ghetto ci segnala qual è il problema, è la spia, no, del problema. E quando noi arriviamo in un ghetto dobbiamo fare lo sforzo, o quando vediamo semplicemente una fotografia, dobbiamo fare lo sforzo di capire che è un elemento che si collega a tanti altri. Faccio una domanda più semplice. Una cosa che mi sono sempre chiesto: ma il pomodoro o l'arancia che viene raccolta da un lavoratore del ghetto è lo stesso che troviamo nel supermercato, segue un percorso parallelo? Perché ascoltando dei discorsi su questo tema sembra che ci sia un percorso che riguarda i ghetti, i caporali, le agromafie, completamente separato dalla normalità del supermercato dove andiamo tutti noi. Purtroppo a questa domanda, e qua rispondo all'ultima osservazione, è stata questa veramente la cosa più difficile, cioè riuscire ad avere trasparenza, perché è vero che sono andato in zone di mafia, è vero che sono situazioni di forte degrado e di difficile agibilità per chi fa domande. Ma il vero nodo è l'assoluta mancanza di trasparenza a livello di aziende, dalle piccole aziende locali agli intermediari un po' più strutturati fino ad arrivare alle grandi multinazionali, che rispondono pochissimo a queste domande, cioè sulla domanda sulla trasparenza della filiera, che non le considerano domande legittime, rispondono a fatica, quasi con fastidio quando lo fanno. E quando lo fanno, quelli in quei pochi casi rispondono con dei moduli, degli schemi molto standardizzati, ci cioè sono quelli della responsabilità sociale, in cui si dice che loro, come aziende, come supermercati, come grandi multinazionali dell'agroindustria, prendono dei provvedimenti per assicurarsi che ci sia un'etica nella loro filiera, però fino al primo livello di fornitura. E con strumenti che sono, a mio parere, ormai superati, come delle certificazioni che loro stessi assegnano o che assegnano degli enti sotto pagamento, dopo un pagamento, quindi enti privati, oppure tramite delle ispezioni, che sono un altro strumento che viene molto adoperato. Se noi consideriamo che abbiamo filiere che hanno anche 6-7 passaggi, è chiaro che per quanto i controlli possono essere serrati e approfonditi al primo livello, poi ne abbiamo altri sei in cui non abbiamo idea di quello che succede.
Sì, questo è molto, molto interessante quello che dice, perché leggendo il libro, in effetti, quello che esce fuori è anche nella semplicità del problema, no? Che in realtà il problema è l'assenza radicale di diritti. Lei dice giustamente, quello che noi vediamo è il sintomo, non è la causa. No? Se posso riformulare, no? Dice lì vediamo un ghetto che è semplicemente il sintomo di un qualcosa che è un processo più complesso, ma quello che a me mi ha veramente colpito e che di filiera insomma qualcosa ne so, è l'estrema complessità e frammentazione, no? Per cui a un certo punto il produttore che tratta con l'intermediario, a cui a sua volta tratterà col supermercato, che a sua volta tratterà con... Cioè, quindi diventa un processo all'interno del quale c'è però un costo fisso che è quello dei lavoratori, che è sempre in basso. Cioè, quello che sembra che magari il produttore riesce a trattare in maniera ottima con magari la grande distribuzione, diciamo, no? Riesce a ricavare, cosa difficilissima, magari aumenta il proprio potere contrattuale, ma questo poi non ricade, ecco perché lei giustamente dice, qui questi sono semplicemente considerati braccia, in realtà nemmeno, cioè, merce proprio, cioè, insomma, ecco, braccia, ecco. E quello che fa veramente impressione è il fatto che in questa filiera molto articolata, allora, da una parte mi sembra che la grande distribuzione dica, sì, vabbè, io ho il codice ETICS, ma poi tutta una serie di subappalti non riesco a controllare, insomma, si difende così, no? Lei lo dice molto chiaramente, dice vabbè, ok, ci stanno una serie di codici etici, tutto quanto, ma non riesco a controllare. Ma il fatto che poi quello che è realmente straordinariamente immobile e che sembra fare comodo a tutti è che questi braccianti, che molto spesso ci stanno poi in situazioni diverse etnie, vedremo in questo viaggio italiano, io non voglio fare spoiler sul libro, però almeno un paio di cose le dobbiamo dire, vedremo, questi braccianti sono ricattabili, come ha detto lei, perché stanno sempre alla ricerca di un permesso di soggiorno che gli permette, e poi chiaramente coloro a cui danno lavoro gli dicono sì, vabbè, ti diamo alloggio, ti diamo questo, però tu in cambio, no? E sono quindi ricattabili, tu in cambio, sono ricattabili. L'alloggio già è una Già rarità. alloggio, sì, alloggio qui esce fuori come una cosa veramente, alloggio è una parola grossa, me ne rendo conto. E quindi quello che a me mi ha sorpreso relativamente, però è veramente un qualcosa di molto radicale come impatto, no? Dice, ma è possibile che questi stanno con delle... stanno veramente... cioè qualsiasi tipo di trattativa non ne traggono un minimo di beneficio. È veramente... cioè è un esercito di riserva, perché è un esercito di riserva sempre disponibile, mi sembra proprio che sia questo. Sì, poi vorrei anche evidenziare che ci sono tantissime differenze, Sì. solo tra etnie, ma anche tra persone, perché Certo. nel corso degli anni sono tornato più volte in questi luoghi, che poi appunto per chi non li conosce, non c'è solo Rosarno, ma esistono molti insediamenti nel Foggiano, ne esistono molti in Sicilia, nel Trapanese, nella zona di Siracusa. Situazioni un po' diverse, però anche molto gravi nel Ragusano. Esiste una situazione di forte sfruttamento nelle campagne di Latina e poi nel nord Italia, la situazione a macchia di leopardo un po' ovunque, dall'Emilia alla Lombardia fino a situazioni molto gravi in Piemonte. Sì. Questo per dare una mappa generale di un fenomeno generalizzato che non è riducibile solo al pomodoro o in Puglia, per come magari si può pensare, una situazione di sfruttamento generalizzato. E la domanda sul peso delle trattative, no, tra le parti in filiere così lunghe è sicuramente giusta, perché se noi assumiamo che la parte finale della filiera è formata dal supermercato, per semplicità, Certo. non dobbiamo immaginare che il piccolo contadino, il piccolo produttore tratti direttamente col supermercato. In mezzo ci sono diverse figure di ogni tipo. Alcune magari pensate per dare più potere contrattuale ai produttori. Per esempio, da tantissimi anni ci sono le organizzazioni dei produttori, cosiddette OP, che Sì. sono strutture nate, pensate proprio per rafforzare i contadini, e infatti la maggior parte dei fondi europei vengono assegnati alle organizzazioni dei produttori proprio per favorirne la nascita. Il problema è che in Italia, come spesso accade, la maggior parte
di queste organizzazioni nascono proprio appunto col fine di accaparrarsi fondi e non con l'origine appunto di rafforzare le piccole realtà e sono spesso, soprattutto nel sud Italia, mascherate, cioè sono una forma mascherata di imprese che hanno la loro normale vita di grandi imprese, quindi non sono organizzazioni di produttori, ma sono un secondo modo che usa il grande produttore per presentarsi sul mercato e incamerare fondi. Ed è qui che spesso ho trovato situazioni in cui le organizzazioni mafiose, visto che si parla di milioni di euro che vengono erogati, sono fortemente presenti. Questa è una grande strozzatura della filiera, perché ovviamente andare a trattare con soggetti che magari sono armati e vivono nella violenza non è esattamente facile. Certo. Dall'altra parte abbiamo delle forme sempre più concentrate della grande distribuzione, quindi soprattutto a livello di logistica, perché noi vediamo tanti marchi, immaginiamo che ci sia concorrenza, ma quello che conta oggi è la distribuzione logistica delle merci. Quindi il problema oggi è far arrivare dal campo al bancone con una struttura concentrata. Le piattaforme logistiche sono poche in Italia, quindi le merci viaggiano tantissime. Io ho letto di recente una ricerca che dice che circa il 90-95% della filiera agricola, del valore della filiera agricola, va a tutto ciò che riguarda il movimento, l'impacchettamento, la vendita, il marketing delle merci. Cioè noi immaginiamo che stiamo parlando di un prodotto, di un pomodoro che acquistiamo, il grosso del suo valore non è la coltivazione, la raccolta o la commercializzazione magari al mercato di fronte, ma è tutto quel meccanismo che ti permette magari di impacchettarli, di spostarli nella piattaforma logistica e poi al punto vendita, quindi tutto, che ne so, il camion che lo trasporta, il marketing che ti dice che ti fa bene alla salute e così via. Quindi Certo. è tutto un intorno di cui alla fine potremo teoricamente fare a meno, ma che non c'entra nulla con la produzione. Detto questo, è pure vero che non è automatico pensare che più soldi ai produttori significa più soldi ai braccianti, perché se non ci sono forme di controllo, se il produttore è una brava persona, guadagnando 100 anziché 10, magari darà 10 anche ai braccianti. Se non è una brava persona, in assenza di controlli, tipicamente intascherà i soldi. Il bracciante rimarrà come prima. La cosa non la dico, diciamo, per caso, ma perché più volte ho visto forti oscillazioni dei prezzi dei prodotti. In questo momento, per esempio, di grandi acquisti si sa che i pomodori da serra, che ancora ovviamente quelli da campo non sono stati raccolti, hanno avuto un buon incremento di prezzo, almeno così dicono le statistiche. Però non mi risulta che i braccianti che lavorano nelle serre siano diventati più ricchi di prima, anzi vivono nelle stesse situazioni di forte isolamento che vivevano prima, no? Tipicamente, soprattutto noi abbiamo questa abitudine della produzione italiana, degli imprenditori, di lamentarsi sistematicamente quando ricevono pochi centesimi, ma di stare zitti quando invece le cose vanno bene e di intascare in silenzio. Questo delle serre è stato veramente, cioè questo delle serre dobbiamo parlarne un po' perché personalmente sono anni che io mangio esclusivamente cose legate al ciclo stagionale, no? Alimenti, questo per cultura personale, perché sono arrivato pure io attraverso una serie di ricerche, però la cosa impressionante è che il fenomeno delle serre e la possibilità di avere queste magnifiche melanzane fuori stagione o zucchine tutto l'anno, oppure ha un prezzo altissimo. Lei racconta in delle pagine straordinariamente intense, forse quelle che mi hanno più colpito in tutto, cioè non è che non mi abbia colpito pure tutta la situazione di Rosarno, ma veramente nel Ragusano c'è una situazione veramente drammatica. Ecco, io vorrei, cioè lì quando si arriva in queste serre dove c'è prostituzione, dove c'è lo sfruttamento portato all'ennesima potenza e dove c'è la violenza incredibile, no? Poi
pure in un contesto in cui c'era un forte insediamento pure popolare, insomma, c'era una cultura. Quello che mi ha colpito è che poi è come se ci fosse stata una sorta di mutazione antropologica lì. A un certo punto c'è stata una mutazione, sì, è arrivato il grande benessere e la memoria è praticamente stata spazzata via. Ce lo puoi raccontare questa cosa che a me mi ha molto colpito? Vittoria, se non sbaglio, a Vittoria che cosa è successo? Perché questo è un esempio, secondo me, paradigmatico di come si può trasformare una situazione da feconda a una situazione poi invece drammatica. Sì, infatti è una domanda molto giusta e interessante perché in generale questi fenomeni hanno sempre più dimensioni, non si possono ridurre semplicemente a un livello. Infatti, per Certo. esempio, per spiegare, Vittoria è al centro di un'enorme zona detta fascia trasformata perché è stata completamente ricoperta da serre, cioè da teli di plastica che permettono di produrre ortaggi in qualunque stagione. Tant'è che se noi mangiamo come italiani fuori stagione degli ortaggi, la dobbiamo soprattutto a questa zona che permette appunto di trovare pomodori a gennaio o melanzane a Il febbraio. ragusano, no? Il Ah? ragusano, il Grazie ragusano. a Ragusano, parliamo della parte inferiore della Sicilia. Sì. Non è una cosa unica perché, per esempio, ci sono zone della Spagna ancora più estese, come Sì. coltivazioni in terra, che riforniscono in gran parte il mercato spagnolo e il mercato francese. Non faccio questo esempio a caso perché una delle grandi paure di queste zone, che di fatto sono zone agroindustriali perché lavorano tutto l'anno, paradossalmente lavorano tutto l'anno ma non fanno contratti tutto l'anno. Sì. Però hanno come timore quello della concorrenza di altre zone, addirittura per esempio l'Olanda, che tramite illuminazione artificiale e colture idroponiche, cioè con acqua che gira con soluzioni chimiche, riesce a riprodurre delle situazioni naturali che una volta erano invece legate soprattutto a dei climi come la Spagna, come la Sicilia. Quindi è una situazione sempre più di tensione, cioè quella situazione di anni fa, di decenni fa, in cui si riusciva ad arricchirsi proprio per il fatto che tu avevi un bene, avevi dei prodotti che nessun altro aveva, quindi potevi venderli a un prezzo più alto, e lentamente ha cambiato le nostre abitudini alimentari. Per cui io immagino che oggi dei ragazzini non si chiedano, non abbiano idea della stagionalità, no? Perché sono Certo. abituati a questo tipo di situazione. Ma non solo i ragazzini, eh. No, no. No, no, certo, devo dire che anch'io ho imparato non da molto, non dico il concetto di stagionalità, ma a distinguere, anche perché arrivano ovunque, non è che arrivano solo al supermercato, no? Anche al mercato rionale puoi trovare prodotti fuori stagione, quindi un po' l'idea che sia tutto sommato naturale. Detto questo, poi sono, ripeto, piani di situazioni diverse, perché ovviamente produrre in serra non significa necessariamente produrre in maniera criminale o produrre con lo sfruttamento. Ci sono Certo. persone che lavorano in serra, che lavorano in maniera dignitosa, forse è sbagliato il concetto, però sono piani diversi che non bisogna confondere perché sono situazioni assolutamente diverse. Lì c'era Vittoria, era una piccola, il piccolo centro di una specie di Emilia-Romagna siciliana, perché i contadini che erano poverissimi, a un certo punto videro, c'è una specie di leggenda popolare che racconta che qualcuno viaggiò in Olanda, vide queste serre e disse: noi riusciremo, proviamo a coltivare, a fare la stessa cosa, no? A far crescere un pomodoro a gennaio, proviamo a fare 3 raccolti l'anno. Ovviamente li presero per pazzi perché sembravano quei sogni dell'abbondanza in una Certo. terra che era sabbiosa, desertica, parliamo insomma di territori vicino al mare, che somigliano spesso alle coste del Nord Africa, per capirci. E in realtà le prime serre non erano assolutamente tecnologiche come quelle di adesso, ma erano banalmente delle pale di fichi d'India buttate con delle canne rinsecchite, insomma, che semplicemente coprivano le piantine. Però piano piano l'esperimento riuscì, quindi si costruirono delle capanne di plastica sempre leggermente più sofisticate e realmente ci fu il secondo raccolto dell'anno, poi il terzo e così via. Ed è divertente perché mentre le università siciliane dicevano che quei terreni non erano buoni a niente, dei contadini analfabeti invece insistevano in maniera molto testarda fino ad avere ragione, no? Paradossalmente.
Poi cosa è successo? È successo che forse diciamo un sistema che dava anche, che aveva anche dei valori è crollato. È successo che, questo me lo dice un produttore, alla crescita economica non è probabilmente seguita una crescita culturale. Forse il fenomeno non è stato governato, e qua arriviamo poi a quello che secondo me è il problema principale. Sta di fatto che quella delle serre è diventata una specie di territorio autonomo. E oggi vediamo le conseguenze di questa autonomia, no? Dell'imprenditore rispetto a delle regole di base. La conseguenza più grande è che appunto la maggior parte dei lavoratori che si trovano lì lo fanno in condizioni di grave isolamento, perché una serra può anche non avere un centro abitato per chilometri e chilometri, oppure neanche un'altra serra, quindi vive lì in una situazione, in una casa diroccata. E da anni, veramente da tanti anni, da quando soprattutto sono arrivate molte donne rumene nella zona, si sa che ci sono delle situazioni che non sono esattamente di prostituzione, ma sono, quando va bene, di molestia sessuale, quando va male, di Certo. violenza. Anche Certo. qua a più livelli, non solo da parte di imprenditori italiani, ma magari anche da parte di connazionali. Sì. E qui magari ci possono essere anche dei casi di persone indotte alla prostituzione. Certo. Una realtà che comunque è fuori da ogni controllo, da ogni regola di vivere civile, pur essendo stata denunciata da tanto tempo. E perché continua ad esserci questa situazione? La mia idea è, si riallaccia un po', pur senza ovviamente voler giustificare nessuno, si riallaccia a quel meccanismo di questa concorrenza globale spietata che ho ritrovato in Certo. Piemonte, che ho ritrovato in ogni angolo d'Italia, in cui ormai c'è un po' l'idea che appunto tu sei, hai comunque un ruolo importante, quello di essere competitivo. A quel punto la politica, gli organismi di controllo, chiunque dovrebbe esercitare un minimo di verifica, si ferma, dice vabbè, ma qui è meglio non mettere le mani, succederanno cose orribili, vabbè, però dobbiamo essere competitivi. Ora nessuno l'ha mai detto così, però il concetto alla fine è questo, dopo anni e anni di denunce giornalistiche, di denunce anche da parte di persone che magari si sono esposte nel denunciare situazioni e poi non hanno avuto nessun esito, perché ovviamente è la tua parola contro quella di un altro, no? Tu, una donna straniera che denuncia un italiano, ma chissà cosa hai fatto, immaginate la situazione di Certo. grave anche peso morale e di giudizio che viene dato sulle persone che provano a fare denunce. E a me colpisce anche il fatto che le autorità, per esempio rumene, intervengano a mio parere poco su queste situazioni, perché dovrebbero sicuramente tutelare i propri cittadini, no? Oggi che vengono meno lavoratori rumeni, il governo italiano, così come molti governi europei, stanno chiedendo dei corridoi, ma a quel punto bisognerebbe chiedere tutele, chiedere diritti, chiedere salari adeguati, chiedere garanzie, non trattare le persone come braccia che oggi ci servono e domani le gettiamo via senza pensarci. Quindi sono situazioni che alla fine ricollego a un meccanismo economico che è andato a espandersi oltre ogni limite e all'idea che comunque l'economia, l'impresa, anche se fa cose orribili, tra l'altro non legate assolutamente alla produzione o alla competitività, perché aggredire una donna in una serra al buio non c'entra nulla col mercato e con l'economia e con l'agricoltura e con niente, solo barbarie. Però quei soggetti comunque vengono paradossalmente tutelati, anziché isolati come dovrebbero essere, e paradossalmente vanno anche a macchiare quelle che sono tantissime persone che lavorano, che faticano, che hanno costruito delle attività di un certo livello, che comunque hanno strappato un territorio che aveva come unico sbocco l'immigrazione e che invece si ritrovano a essere magari confusi con persone di questo tipo. È una situazione molto drammatica, infatti lei la descrive, lei dice una cosa anche molto saggia, quando faccio un passo indietro, lei dice a Rosarno, in effetti la comunità di Rosarno e penso anche diverse comunità che si trovano limitrofe rispetto a queste cose, perché lei porta l'esempio della Caritas, di alcuni organismi sani che lottano, no, sul territorio per, e
Cioè, bisogna fare pure molto attenzione, lei lo dice, di non fare tutto un erba un fascio, no? Perché poi questo qua non permette nemmeno a chi sta all'interno, cioè all'interno è come se poi ci si mette in difesa e si difende tout court tutto quello che succede, no? Lei giustamente dice, io ho potuto poi a Rosarno comprendere, e poi probabilmente questa lezione di Rosarno lei se l'è portata in giro per l'Italia, immagino, no? Perché lei ha potuto comprendere che a Rosarno fare di tutto un erba un fascio non permetteva poi effettivamente di distinguere qual era la parte sana, diciamo così, della popolazione, che poi era una buona maggioranza da quello che lei racconta, da una serie di situazioni di protervia mafiosa, anche vera e propria, insomma, a parte alcune situazioni incredibili di questo colpire con i bastoni per gioco, non solo con i bastoni, queste persone di colore. Ma a parte questo, la cosa che pure mi ha colpito, il fatto che comunque veramente il meccanismo economico lasciato allo Stato brado spiana praticamente qualsiasi criterio e principio etico fondamentale, ma proprio parliamo di diritti elementari, nel senso che un mercato totalmente deregolato produce poi veramente dei mostri, perché lei giustamente dice, no, è chiaro che la donna che viene abusata è un riflesso, secondo me, però di un'assenza totale di controllo e un'assenza totale di qualsiasi norma e di qualsiasi presenza pure dello Stato, no? Come si dice genericamente, comunque delle istituzioni, no? Anche delle istituzioni locali che magari. Insomma, è un passaggio quello di Ragusa molto particolare, ma un'altra cosa, facendo un salto, no? Mi ha colpito pure perché noi abbiamo parlato pomodori, arance, ma c'è anche tutto il tema del vino. Che lei tratta è una cosa che mi ha colpito, è una cosa su cui vorrei parlare con lei un attimo in maniera abbastanza, insomma, diciamo così, cioè anche dove c'è ricchezza effettivamente c'è difficoltà poi a vivere all'interno di una legislazione accurata che permetta poi non semplicemente l'accumulo di capitali indefiniti. Cioè, mi ha colpito questo, la forza pure lì dirompente del no? Abbiamo braccia lavoratori, pure lì c'è tutto un comparto molto particolare. Lei lì veramente fa un lavoro, lo fa i complimenti perché lì non era facile, secondo me, vedere in controluce, perché uno va in questa organizzazione alcunese, no? Che poi paradossalmente lei segnala che lì è nata negli anni 60 Slow Food, che ancora oggi Slow Wine, cioè fa un Slow Food poi in realtà lì fa pure un lavoro di denuncia, no? Però insomma, ecco, questo per dire pure la torsione, stiamo nel Cuneese, la patria dei revelli, la patria dei grandi, e poi praticamente ci troviamo praticamente in una. Ecco, lì come è stato l'impatto per lei pure nel Cuneese? Perché insomma uno va giù, trova questi filari, questa organizzazione, passiamo da Rosarno, passiamo, no? Sì, giustamente, come diceva lei prima, la cosa più sbagliata da fare è dare giudizi affrettati Certo. e giudizi generali. Un giudizio che si fa sempre molto affrettato è quello di dire che alcuni dicono che questa questione riguarda i migranti, quindi tutto sommato è colpa loro che sono venuti qua, potevano stare magari a casa loro, sarebbero stati meglio, dicono alcuni, oppure alcuni dicono che riguarda il sud per una sua arretratezza. Quindi Certo. sono quelle situazioni che poi fanno chiudere le persone, no? Perché essere accusati ingiustamente ti portano certo a stare dalla parte di chi ti accusa, ma magari stare dalla parte di gente non particolarmente nobile nei suoi comportamenti. Quindi sono dei meccanismi che ho imparato a conoscere e soprattutto poi appunto andando al nord, seguendo poi il lavoro di molti braccianti che appunto da Rosarno si spostano a Saluzzo, come tra l'altro vorrebbero fare proprio in questi giorni, ma appunto per le norme contro il virus non riescono a fare e stanno rischiando il Certo. fatto di morire realmente di fame, perché ormai siamo a questo, visto che la Sì, questo stagione è delle arance l'impatto pure del Covid, è anche questo, è no? abbondantemente finita, quindi andare a Saluzzo sarebbe quantomeno uno sbocco, visto che anche che a Saluzzo i produttori sono disperati perché non riescono a trovare persone per la raccolta, gliene Certo. servono 9.000, insomma, non poche. E qua stiamo sempre al discorso di come il mercato che si pretende, si dice, no, che si autoregola, che si regola da sé, invece non si regola assolutamente da sé.
Perché mi ricollego qua a un altro punto importantissimo, proprio per evitare, no, il solito discorso su migrazione che sta solo da una parte, con un tema a sé stante. Oggi i campi rischiano di rimanere vuoti, non perché gli italiani sono pigri, ma perché lo sfruttamento e i bassi compensi e le condizioni drammatiche delle campagne italiane sono inaccettabili. Quindi solo una persona ricattabile, solo una persona che viene da condizioni di grave povertà, che ha bisogno disperato di soldi, può accettare quelle condizioni. Non è un caso che oggi si parla dei cassintegrati, no? Di chi ha il reddito di cittadinanza. Quindi si torna a usare il ricatto come strumento per reclutare manodopera. Quindi si fa un po' come fanno i caporali, che per uno Stato non è il massimo, diciamo, del comportamento, però è quella logica lì, quindi trovare la logica del caporalato nelle grandi aziende, negli organismi pubblici è una cosa che fa riflettere ed è veramente molto grave. Tornando alla domanda, quello che ho visto nel nord mi ha portato a confermare un'idea che avevo, però volevo verificarla sui territori. Un luogo comune molto diffuso è che oggi lo sfruttamento è dovuto solamente alla necessità. Cioè, molti dicono, vabbè, noi sì, è vero che sfruttiamo, però siamo costretti dai pagamenti bassi che vengono fatti. A parte che non è una risposta adeguata, perché Certo. evidentemente se io ho un problema non posso rifarmi chi è più debole di me, ma devo organizzarmi per controbattere il più forte. Quindi già partiamo malissimo con questo tipo di analisi o di risposta. Però in molti casi non è semplicemente così, perché tanto sfruttamento che ho visto al nord non c'entra, o nel centro-nord, insomma, non c'entra nulla con queste dinamiche di mercato o di costrizione, perché le aziende del Chianti sicuramente non hanno. Il Chianti si le parla pure, insomma, pure lì. Esatto, quindi parliamo tra l'altro delle aziende coinvolte, sono aziende storiche che esportano. Certo. Ho visto aziende dell'artigiano famose perché producono bottiglie da 100 euro e così via. Eppure è ormai una consuetudine affidare determinate operazioni, non tutti i lavori agricoli, perché poi la maggior parte dei lavoratori agricoli in Italia sono comunque italiani, non sono, anche lì spesso in condizioni di sfruttamento. Certo. Però è molto comodo per grandi aziende, anziché impelagarsi nell'assunzione, nelle pratiche, in tutto quello che viene considerato un'utile burocrazia, è molto più comodo rivolgersi a una cooperativa di macedoni oppure un'azienda di pakistani o di afghani o di insomma, qualunque forma che a cui dai chiavi in mano la vendemmia e te la eseguono. Qual è il problema? Che se magari tu vedi dei richiedenti asilo africani senza scarpe, forse due domande devi farle con un fatturato Certo. milionario che ti ritrovi. E Certo. oggi è proprio di oggi la notizia di una situazione simile nelle campagne di Forlì. Cioè, Sì. ancora una volta un'azienda chiama credo un afghano, insomma, comunque un caporale che procura persone reclutando nei centri di accoglienza. Centri di accoglienza dove, secondo i luoghi comuni più diffusi, i migranti mangiano e dormono, ma in realtà stanno lì senza capirne il motivo, magari per anni in attesa di un documento, e invece hanno proprio bisogno di lavorare, di andare tutti a casa. Quindi, non potendo lavorare in regola perché non hanno una situazione giuridica definita, diventano facilmente reclutabili da questi caporali, a loro volta assoldati dalle grandi aziende del centro-nord, in Italia, però ancora più grave che avvenga in zone appunto ricche. Certo. Quindi questo è un fenomeno diffusissimo, cioè queste forme di caporalato organizzato da aziende ricche che vogliono accumulare i profitti è un fenomeno diffusissimo in tutto il nord Italia e non riguarda assolutamente solo l'agricoltura, anzi forse è arrivato in agricoltura dove essere passato per settori di altro tipo come logistica, come tutta una serie di edilizia, insomma, come settori di ben altro tipo. No, questo è impressionante perché lei così, è molto importante questo doppio viaggio nel Cuneese e anche nel Chianti, no? Ma ha colpito pure il Chianti, che insomma, stiamo all'interno di una filiera pure insomma, famosa in tutto il mondo, cioè non stiamo a parlare di... No? Ma ha colpito moltissimo pure lì la pervicacia, cioè lì lei racconta proprio questo episodio di questa responsabile di questo centro d'accoglienza che vedeva le persone che non venivano più a pranzo e a un certo punto si è chiesta lì, ma questi come mai rientrano la sera distrutti? E poi lì si vede che poi ecco, lì non c'è addirittura Sting viene coinvolto.
cioè, senza saperlo, Non cioè, poteva per quello non sapeva niente, ma gli hanno detto: guarda, che qui stanno. Però è molto molto importante questo passaggio perché è un fenomeno più diffuso. Però la cosa che voglio dire, poi qui ce ne stanno tanti gli esempi, tutto quanto, però vorrei anche pure sottolineare una qualità del libro molto importante, che tradizionalmente non è, questo non è semplicemente un libro di denuncia, perché c'è una parte molto importante che è la parte dove ricostruiamo, secondo me è una parte importante anche perché è aggiornata, no? Perché molto spesso questo è un processo in divenire che si intreccia con la globalizzazione e con nuovi fenomeni. Lei giustamente dice: qui abbiamo pure un problema, che abbiamo due colossi come la Cina e gli Stati Uniti che concorrono, noi siamo il terzo produttore mondiale di pomodori, quindi insomma è pure una sfida globale molto complessa, insomma pure per questo. Però lei a un certo punto, dopo aver fatto una disamina e aver raccontato pure in Puglia la situazione, alcune situazioni anche fortunatamente di ribellione sana, no? Da parte di auto-organizzazione dei migranti, insomma alcuni passaggi pure drammatici. E a un certo punto arriviamo al punto del libro, dopo aver fatto questo quadro piuttosto articolato, in cui lei dice: vabbè, adesso facciamo qualcosa, si può fare qualcosa. Ecco, questo mi sembra una parte molto importante che vorrei segnalare pure a quelli che ci seguono, perché il libro offre pure delle soluzioni che non sono semplicissime, ma sono soluzioni che necessitano pure di una certa intenzionalità e volontà. Però la prima domanda che le voglio fare è questa. Allora, prima di entrare in quelle che sono magari secondo lei delle proposte possibili, no? Dai gas a una serie di cose, e le racconto un episodio perché una cosa che mi ha colpito. Una coppia d'amici a un certo punto molto molto sensibili, nel senso gente che comunque frequenta la libreria, insomma così, e una volta sono entrato in libreria con una cosa piena del supermercato, no? E ho detto: ma scusate, ma dice, con tutto che non è che voglio criminalizzare chi va al supermercato, però dico, e ho notato, e la risposta che mi ha dato dice: ma noi non abbiamo tempo. Ecco, questa è una cosa che a me mi ha molto colpito, perché poi l'ho ritrovata, è quello che dice lei, uno degli elementi, no? Stiamo in un meccanismo talmente, cioè si lavora talmente tanto che poi un elemento così fondamentale, insomma, quello che noi compriamo poi lo mangiamo. Cioè, come una sorta di assenza di consapevolezza rispetto a questo passaggio, no? Sembra un elemento, il nutrimento sembra un elemento assolutamente ordinario, quando poi magari invece all'interno non c'è soltanto un pomodoro, come dice lei giustamente, che è figlio di uno sfruttamento, un'arancia che poi non sappiamo nemmeno più se sono arance italiane, ma poi c'è questa assenza c'è una maggioranza della popolazione che vive con affanno pure il fare la spesa, no? Questo è un punto molto importante perché poi è un meccanismo generale, ma detto questo, che penso che siamo d'accordo, ecco, per lei le risposte possibili quali sono? Oltre a una legislazione ovviamente appropriata, se ci dà qualche, ecco, che cosa alla fine del libro, no? Che cosa possiamo portarci via di risposte possibili a questa situazione così. Ma intanto ha colto un elemento fondamentale, perché spesso quando si parla di consumi alternativi viene fuori sempre l'elemento del costo, del prezzo, no? Si dice però un'alternativa è costosa, molti non se la possono permettere. Questo è vero in buona parte, però non sempre, perché comprare magari da un contadino che non ha tutti i costi di intermediazione, di trasporto, che magari è vicino, non è detto che costi di più rispetto a un prodotto magari che ha il sovrapprezzo di 20, di 7 passaggi, no? Quindi Certo. non è automatico. Quello che è veramente grave è il tema tempo, quello è assolutamente vero, l'ho riscontrato tantissimo, perché appunto noi viviamo una società, e qua un altro elemento importantissimo che è emerso sempre di più è stato il contrasto tra consumatori e lavoratori, perché tra nord e sud, italiani e migranti, più o meno siamo abituati a questo tipo di Sì. contrapposizione. Però alla contrapposizione consumatori-lavoratori ci pensiamo di meno, anche perché è una contrapposizione strana, perché riguarda noi stessi, no? Sono io Certo. con me stesso in gran parte. Quindi come consumatore, alla fine, se mi consegnano a casa un prodotto a basso costo, magari come ci si sta organizzando a livello globale, no? Per superare anche il livello del supermercato e consegnare direttamente a domicilio, ma non oggi in questa fase, proprio in generale, oppure se riesco a trovare un prodotto a pochi centesimi, commestibile, alla fine
soprattutto se riesco a farlo la domenica o magari la sera quando esco dal lavoro, allora ancora meglio, insomma. Però ovviamente come lavoratore, se mi dicono di lavorare io di domenica, dico no, come anche la domenica, anche la notte non va bene. E questa contraddizione è importantissima, ci fa capire che come qua nella parte ovviamente io do anche dei suggerimenti, delle alternative, tutta una serie di cose, però c'è un nodo politico importantissimo che non se ne esce immaginandoci solo come consumatori. L'idea che noi cambieremo il mondo facendo la spesa in modo alternativo è un'idea che non ha funzionato, questo bisogna dirlo, Sì, perché è un'idea che nasce nel 90 più o meno, che si è molto diffuso e ha dato vita a delle realtà importantissime, quindi io non faccio dei discorsi facciamo questo anziché quell'altro, certo. cerco sempre di assegnare di capire perché determinate cose non riescono a funzionare. Se oggi, cioè, i primi casi di caporalato in Italia li abbiamo con Via di Maslow, quindi parliamo di una trentina di anni fa, quindi se stiamo ancora qui a parlarne, evidentemente non basta cercare un'alternativa a livello individuale, ci sono dei fenomeni strutturali. Quello del tempo è indubbiamente un fenomeno strutturale e riguarda il fatto che oggi sempre di più non esiste un tempo ben diviso tra lavoro e vita privata, per esempio, tra le tante cose. Io, per esempio, appunto cercando alternative, ho dato molto spazio alla ricerca dei mercati rionali. Interessantissimo questo aspetto. Perché nei mercati rionali, nella nostra storia, anche nell'immaginario, nel cinema, il mercato è il contadino che, o da solo o con un intermediario, arriva dalla campagna alla città con roba raccolta magari il giorno prima e a poco prezzo vende appunto i suoi prodotti. E i mercati sono aperti di mattina, no? In generale. Ho tolto il sabato mattina, per un lavoratore medio è difficile riuscire a fare Possibile, da lì, è possibile. possibile. Però fanno parte di un mondo in cui c'era comunque uno spazio molto limpido, magari c'era anche un pomeriggio libero, magari un impiegato pubblico statale riusciva ad avere un giorno, un pomeriggio, più pomeriggi liberi e così via. La domenica è un giorno in cui non si lavorava per nessuno e così via. Oggi immaginiamo un lavoratore a chiamata, immaginiamo qualcuno che sta con un interinale, immaginiamo un rider che se non scatta subito quando gli arriva il segnale di una consegna da fare perde, di fatto perde il lavoro. Cioè, immaginiamo una situazione in cui oggi è veramente difficile arrivare alla fine giornata e dire io ho finito, adesso posso fare la spesa, immaginiamo. Quindi oggi vediamo persone che vanno a lavorare senza sapere quando, lavorano magari in cooperative in cui ti arriva un SMS alle 3 di notte e la mattina alle 5 devi andare al lavoro. Parliamo di situazioni di part-time involontari, cioè di situazioni di persone che magari finiscono teoricamente alle 3, però non si sa se devi rimanere, per esempio. Quindi sono tutte situazioni dove il tempo diventa un fattore determinante e il supermarket, il centro commerciale aperto 24 ore di domenica risponde a questa esigenza. Quindi a questo punto torniamo al discorso politico. Se una politica va in una certa direzione non può andare in un'altra. Se noi sommiamo i nostri sforzi, i nostri comportamenti individuali per cercare un'alternativa, ma ignoriamo il contesto, abbiamo una sola conseguenza, la frustrazione. Cioè noi facciamo degli sforzi contro un oceano che va in un'altra direzione, un mare, no, un fiume che va in un'altra direzione, continuiamo a nuotare controcorrente, però di fatto siamo estremamente frustrati di questa, perché la corrente ci porta da un'altra parte. Quindi, volendo adesso riassumere brevemente, io non ho, ovviamente ho citato l'esperienza dei gas come un'esperienza positiva, i gruppi di acquisto, no, di cittadini che si Super. organizzano e trovano dei Eccoci qua. produttori, però. Alzo la mano. Però secondo me sarebbe necessario un passo in più, cioè dei gas organizzati insieme che fanno delle richieste politiche. Una potrebbe essere quella di dare nuova vita ai mercati, una richiesta non da gas, ma molto invece legata a questa, è quella di un orario di lavoro ben definito, no? Di diritto del lavoratore che può recuperare tempo alla sua vita e al suo. Tra l'altro oggi con
tanti elementi di automazione, anziché pensare alla disoccupazione come ci viene naturale, dovremmo pensare al tempo libero. L'automazione ci può portare ad avere più tempo libero, invece dobbiamo sperare che il supermercato sia aperto alle 11 di sera per fare la spesa, insomma, anche questo è un paradosso. Però è importante capire come i vari fenomeni sono legati, quindi non è Certo. soltanto l'idea di trovare una zucchina più buona perché al supermercato c'è avveleno, è un aspetto importante, ma a questo si abbina quello del lavoro dignitoso, si abbina quello della nostra qualità della vita, si abbina quello del tempo liberato e dei nostri diritti sul lavoro che sono legati ai diritti ovviamente degli altri, no? Per esempio, io l'immagine che avevo dei disantichetti è che vanno al discount i braccianti per ovvi motivi, no? Certo. Prendono quello che capita e provano a cucinarlo insieme, insomma, sono queste le situazioni che si vivono nella realtà. Infatti lei la parte finale dà un'idea pure di un movimento che deve essere pure un movimento che ripensa globalmente la società, no? Anche perché lei dice giustamente c'è un'interconnessione, non basta il gas e il produrre localmente, vivere localmente, ho un'idea romantica della decrescita oppure un'idea, cioè, non vincolata ovviamente ad azioni politiche congruenti, perché se no rimaniamo praticamente in una sorta di atomi autoreferenziali, ognuno fa la propria cosetta, ma in realtà non finisce, non c'è. Se effettivamente quello che nasce dalla parte dell'ultimo libro è molto concreta, come tutta la parte, perché lei fa delle proposte concrete, non entra mai in discorsi, diciamo, usa un termine forte, metafisici, no? Dove poi all'ultimo diventano queste grandi. Partendo dalla realtà, facendo pure delle richieste precise allo Stato, lei dice giustamente, cioè, lo Stato deve essere presente in qualche misura, non tanto come Stato nazionale, però deve essere presente con una legislazione appropriata, perché è pure una questione di scelte politiche. Questo è molto interessante, no? Perché lei lo Ma faccio dice chiedere una come. cosa, questo è proprio un nodo importante, perché a me ha colpito moltissimo questo, a un certo punto, anche andando a studiare un po' le leggi degli ultimi Sì. anni, con governi di diverso colore ma con risultati uguali. Per esempio, mentre lentamente sono stati abbandonati i mercati rionali, quindi non so, non venivano fatti nuovi bandi, non venivano mai regolamentati, sempre mandati verso l'abbandono, tutto è stato favorito, invece sono stati favoriti i centri commerciali, Certo. con nuove concessioni, senza vincoli, senza limiti, liberalizzando sempre di più. Quindi alla fine è stata fatta una scelta liberista che ovviamente ha favorito i grandi gruppi e oggi provoca le concentrazioni. E invece è stato lentamente dismesso tutto quel mondo che esisteva già, perché poi non è che dobbiamo inventarci grandi soluzioni. Certo. Ma infatti. Cioè, i circuiti dai piccoli produttori alle organizzazioni di produttori, al mercato generale, al mercato rionale, è una autostrada, diciamo, una strada che Sì. esiste già, che poi ci sia l'autostrada accanto del supermercato, va benissimo, però noi abbiamo oggi un supermercati che hanno preso il 70% dell'alimentare, ma da pochissimi anni, fino a pochissimo tempo fa era 50 e 50 tra grandi supermercati, negozi e mercati. Ancora prima, cioè io per esempio ricordo che l'idea, no, del supermercato nel sud Italia è una cosa molto molto recente, anni 80, ma prima non Certo. c'era, era tutt'altro il modo di Sì, poi procurare. anche la qualità delle relazioni sociali, no? Immagino pure, cioè nel mercato si andava e oggi per esempio a me capita delle volte di andare in alcuni punti, lì ci sarebbe tutto il discorso della Coldiretti, no? Che è un'altra filiera che è interessante ma dovrebbe essere più controllata perché molto spesso non sappiamo effettivamente da dove, però magari con occhio tu inizi a conoscere qualcuno che poi effettivamente ti permette di saltare i tanti intermediari e magari c'è il terreno, tutto quanto, fai domande così, pure lì è un'esperienza pure interessante, pure di sensibilizzazione, no? Che problemi ci sono, non ci sono, cioè è pure un'esperienza quella di stare nei mercati, è pure un modo di vivere la società, i problemi, anche una relazione sociale ricca, no? Coltivo questo, coltivo quest'altro. Io ho avuto tantissime informazioni, per esempio, dal mercato rionale, dal mercato della Coldiretti che frequentavo a Capannelle. Ogni tanto andavo a Capannelle, all'ippodromo Capannelle, dove ho incontrato pure dei contadini veri e propri, la minoranza, no? Però che stavano lì, facevano parte di questo, però pure lì chiaramente poi
come lei dice, bisognerebbe controllare meglio la Coldiretti fa sicuramente un lavoro utile, però bisognerebbe controllare meglio, perché poi la filiera composta, lei dice chiaramente come viene costruito il prezzo, come viene costruito poi, quali sono le regole etiche che tengono in piedi il lavoro, cioè sembra sempre che manca qualche pezzo, no, in questa Sì. filiera. No, ma infatti le relazioni e le discussioni con il produttore vanno benissimo, però non possono sostituire quella che è un'etichetta trasparente, Certo. un'informazione trasparente, almeno la scomposizione del prezzo. Cioè, cose... Certo. Ma questo anche per i supermercati, eh. Cioè io Sì, credo che assolutamente. alcune regole sono regole di base che devono valere per tutti. Quindi non possiamo neanche dire creiamo la nostra area etica e poi Infatti. lasciamo ai supermercati quello di fare quello che vogliono, perché torniamo al punto iniziale. Ma per esempio io non condivido l'idea che ci debba essere, come appunto prevede una legge, una filiera di qualità dove tu volontariamente aderisci, quindi a livello statale, fai parte di un registro, hai dei vantaggi e come dire che tutto il resto può rimanere com'è, no? Cioè, No, infatti. regole che valgono per tutti, tu non puoi avere la filiera di chi non sfrutta e la filiera di chi sfrutta. Devi decidere se lo sfruttamento fa parte del tuo sistema. Se fa parte di questo sistema, è inutile far lamentarsi del caporalato e piangere quando Certo. sappiamo i ghetti che bruciano. Dobbiamo capire che fanno parte, come di fatto è in questo momento, che fanno parte di questo sistema. Siccome immagino che ancora abbiamo un'umanità a cui fa orrore quel tipo di situazione, allora dobbiamo dire che lo sfruttamento non fa parte della nostra vita e del nostro sistema sociale, Certo. quindi non va bene, non ci può essere l'albo dei buoni che fanno tra l'altro, che poi sono una minoranza esigua e quindi confermano quello che sto dicendo, ma deve essere una regola valida per tutti. Questa delle etichette è un tema molto importante che lei sottolinea parecchio nella parte finale, in maniera sobria ma estremamente puntuale, cioè la composizione del prezzo, il lavoro, insomma. Cioè, informazioni basilari per potersi orientare pure all'interno del supermercato, perché effettivamente non si, se veramente poi all'ultimo, come lei dice, rischiamo di entrare in una società duale, no? Da una parte ci stanno coloro che si alimentano bene, sono eticamente orientati, e poi c'è una parte abbandonata che poi, guarda caso, poi è frequentata come qui nel quartiere popolare dove vivo, soltanto da anziani e da persone che magari non hanno avuto accesso a una serie di informazioni. Poi diventa veramente un discorso di classi sociali e di cultura, per cui allora accedi solo, mentre invece questo deve essere un'esperienza che fa parte dei diritti fondamentali. Non solo del consumatore, ma del cittadino e anche del lavoratore, insomma, è uno sguardo globale. No, ma infatti il suo libro veramente è un libro utilissimo da questo punto di vista, perché non è un libro settoriale, dà un quadro molto ampio, partendo dall'agricoltura, per quella che può essere un'idea di diritti sociali anche, insomma, molto interessante, veramente. Io vorrei sentire a questo punto se c'è qualche domanda, se Ludovica ci può girare, se c'è qualche eventualmente domanda via chat, oppure se possiamo, qui possiamo decidere, insomma. E se non ci sono domande, possiamo pure, insomma. Vediamo un attimo, insomma, perché proviamo, stiamo sperimentando, se c'è qualche. Domanda che fanno. Ruolo ha la microfinanza? Chiedono. Lo so. Nell'ambito dell'agricoltura Eh non sì, è una penso. cosa che ho incrociato, immagino che sia legata al discorso della possibilità di finanziare produttori o cose del genere, quindi nell'ambito dell'economia alternativa. Non ho incrociato questo tipo di situazioni e non, sinceramente non ho visto un ruolo particolare, ma può essere anche una mia mancanza. Posso dire che più in generale nell'ambito dell'economia alternativa è quello che abbiamo detto finora, insomma, che va benissimo, che però finché non hanno un ruolo politico, non a mio parere incidono solo in parte, tant'è che oggi addirittura rischiamo di vedere distrutto il mondo dei supermercati dal mondo della produzione della consegna a domicilio. Un Certo. mondo che va avanti, si parla di consegne coi droni, si parla di prodotti standardizzati e consegnati a casa, quindi insomma, Beh, qui da annunciare che che la diretta è bisogna finita. come?
La diretta è finita da Non Segnale. Allora io però qui parte le porto i complimenti di un po' di gente che mi ha scritto qui proprio sulla mia chat dicendo è un libro interessantissimo da comprare. E la cosa che le volevo dire, Mangano, guardi, io voglio chiudere con questa cosa. Allora, è un libro bellissimo, bello nel senso ricco. Io le faccio ancora i complimenti. Speriamo, questa doveva essere una presentazione in cui stavamo con tanta gente. Siamo stati io e lei, spero che sia stato bene comunque. E mi auguro di vederla in libreria da noi quanto prima. Magari che ci passa a trovare, continuiamo in qualche misura questo discorso interessantissimo. Grazie. E un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, un ringraziamento grande alla Terza e ad Antonello Mangano. Lo sfruttamento nel piatto, quello che tutti dovremmo sapere per un consumo consapevole. Grazie Mangano per questo bellissimo libro. Grazie a voi. Grazie, ci sentiamo, grazie. Ovviamente è Instagram che adesso va sullo sfondo.